Oggi abbiamo anche il piacere di raccontare, di parlare con Monsignor Nunzio Galantino, segretario generale della Conferenza Episcopale Italiana. Grazie Monsignor Galantino. Grazie. È la prima volta grazie. Che ospite del mattino, mi sa, da quest'anno, vero? Il mattino sì. Sì, così abbiamo colmato gli anche... altri mattini già ospite. Sì, lo so, però questo ci voleva. Monsignor Galantino, noi non possiamo non iniziare, non era ovviamente previsto, se non chiedendole un commento sulla un'ennesima ferita ai cristiani che ci viene purtroppo da lontano. Allora io chiedo, se lei mi permette, a Fabio di introdurre il discorso e di raccontarlo, di assumerlo anche per vedere a che punto siamo arrivati. Sì, cercando di in qualche modo far capire come la cristianità che abbiamo visto di una grande tradizione venga vissuta qui nel nostro paese non sia mai scontata, soprattutto in certi paesi, alla fine non così lontani da noi. Vi portiamo infatti in Kenya per quello che è accaduto ieri. È stata una Pasqua di sangue, una strage di studenti. La furia degli jihadisti al college decapitavano solo i cristiani. Vi è stato infatti un assalto degli integralisti islamici di Al-Shabaab al campus universitario di Garissa nell'est del paese, almeno 150 morti, gli allievi musulmani sono stati liberati. Allora, intanto state vedendo le immagini, mentre queste notizie sono state raccontate da tutti i quotidiani, io sono tra le pagine del giornale. Li hanno colpiti infatti nel sonno, sono stati sorpresi alle prime luci dell'alba. Immaginate un college universitario dove gli studenti stanno dormendo tranquillamente, e quando a un certo punto c'è stata l'irruzione di questi uomini coperti. Un gruppo di almeno 5 miliziani hanno fatto irruzione nel campus, che è frequentato da più di 800 studenti e 60 insegnanti, dopo aver freddato 2 guardie all'ingresso. Ebbene, una volta entrati hanno sparato alla cieca su persone che dormivano, dopodiché in un secondo momento, dopo che questi studenti sono stati svegliati, li hanno suddivisi, cioè da una parte i musulmani, coloro i quali sapevano recitare alcune parti, alcuni brani del Corano, e dall'altra invece i non musulmani, i cristiani, sono stati dunque assassinati. È stata una mattanza, e per molti di loro addirittura, lo diciamo, c'è stata la decapitazione. Un piccolo particolare, Lucia, anche per quanto l'informazione sia presente in questi luoghi, perché vi faccio vedere da questa schermata le prime pagine dei principali quotidiani in edicola, dal Corriere al Giornale, La Stampa e La Repubblica. Lo vedete anche voi, praticamente l'immagine è sempre la stessa che è stata scelta per raccontare questo orrore dei nostri tempi. Un orrore dei nostri tempi, Monsignor Galantino. Noi oggi stiamo raccontando, provando a raccontare il mistero della croce, che però ci porta ad una luce. Sì. La luce qui non si vede. Permettetemi comunque di fare già una prima osservazione. Ecco, qualora ci fosse ancora qualche dubbio sulle motivazioni che stanno portando a questa persecuzione, che ormai conta tantissime vittime, ecco, questo gesto di dividere, di distinguere i musulmani dai cosiddetti infedeli e quindi uccidere tutti gli infedeli è intanto un modo per capire una cosa: vengono perseguitati i cristiani, vengono perseguitati coloro i quali credono in quello che noi in questi giorni celebriamo, e che vorrei che lo ricordassero un po' tutti coloro i quali tra ieri sera, stamattina, domani sfileranno per le processioni, a stare attenti a, se è possibile, ecco, a sostituire un po', per un po' di tempo, quei volti, i volti di quelle Madonne, i volti di quei Cristi sanguinanti, sostituirli possibilmente con le facce di questi ragazzi, di questi giovani, perché quello, lì è Cristo che è stato ucciso, lì è Cristo che è stato messo in croce, lì è Cristo che è stato decapitato. Quindi io penso che questo tipo di passaggio, questo esercizio, che io chiamerei un esercizio spirituale, bisogna che lo si faccia tra oggi, in tutte le processioni, e tra oggi e domani. E sappiamo però tutti quanti che per noi cristiani la morte non è la parola ultima, ecco la luce della risurrezione. Certo, io, credetemi, è difficile di fronte a immagini come queste riuscire subito a cantare l'alleluia. Io penso che l'alleluia, che sicuramente esploderà domani notte, l'alleluia che canteremo il giorno di Pasqua, sarà un alleluia vero, però un alleluia che non può fare a meno del ricordo, così della memoria un po' di questi nostri fratelli e di queste nostre sorelle. Sono troppi, troppi. Monsignor Galantino, io ho saccheggiato un po' di letture in questi ultimi giorni. Mi sono imbattuta nell'omelia che lei ha tenuto lo scorso 6 marzo, nella festa del crocifisso. A Cassano? Esattamente.
un'omelia in cui lei, con la solita lucidità che le appartiene, insomma, non si è nascosto che sono tempi difficilissimi anche per il nostro paese, di grande sfiducia, e qui non entra soltanto la crisi, non entrano sempre le solite cose, entra proprio questo senso di sofferenza, non ce la si fa, non si vede davvero una boccata di ossigeno, eppure lei... Qualche proposta l'ha fatta. Sì, penso innanzitutto che questo non farcela ha evidentemente una base che è anche economica, che in alcuni casi addirittura è fortemente economica, perché è chiaro, una famiglia che non sa come far quadrare il mezzogiorno con la sera evidentemente non può mettersi a ridere, non può giocare, non può nemmeno sopportare la demagogia di certi discorsi e anche certe progettualità che non si capisce da dove cominciano e dove finiscono e servono tante volte soltanto a riempire le pagine di giornali e telegiornali. Ecco, io mi metto nei panni di una famiglia di questo genere, nei panni di un giovane che non sa più dove sbattere la testa e che addirittura, se vuole cercare lavoro, deve purtroppo andare a bussare a porte di gente assolutamente impresentabile. Tutto questo purtroppo evidentemente non può far alzare la testa alle persone, quindi sicuramente quelle sono altre forme di croci, per cui ecco, la croce di Cristo secondo me in questo momento ha tante forme, non è soltanto quella classica, ha la forma evidentemente del letto nel quale ci sta una persona, ci sta un bambino che soffre, ha la forma evidentemente di una strada percorsa con la testa bassa, di qualche papà, di qualche mamma che non sanno a quale porta bussare per poter vedere la luce per sé, per i propri figli, ha tante forme. Però ecco, noi come credenti non possiamo soltanto, il Venerdì Santo non è fine a se stesso, c'è il momento del sabato santo, domani, tempo di silenzio, tempo di riflessione, ma che deve maturare in questa riflessione. Ecco, le nostre preghiere anche oggi, domani, devono comunque essere preghiere che ci fanno incamminare su una strada che è strada di speranza, per cui la croce, la stessa croce deve diventare, io dico, per troppo tempo la croce, anche nelle nostre chiese, molto spesso è un po' stata ridotta a un complemento di arredo, e allora a chi la fa più preziosa? A chi la fa più sgargiante, più luminosa? Sì, luminosa è, ma per un altro motivo, è perché quella diventa l'unica scuola che dobbiamo imparare noi a frequentare, che non è solo scuola di sofferenza, ma è scuola di sofferenza che è dovuta all'amore. Chi ama soffre, ma chi non ama programma, progetta per gli altri, ma pensando solo a se stesso. E a proposito di questo pensare soltanto a sé, da soli non ce la si fa. Lei questo non perde occasione di dirlo, cioè essere concentrati soltanto su delle risposte che possono venire da noi non è la via giusta per arrivare proprio a illuminare quella croce. Assolutamente, assolutamente. E certo per noi credenti non esiste, noi non siamo, diciamo, dei tesori dai quali cavar tutto, assolutamente, ci sono cose belle dentro di noi, ci sono realtà straordinarie dentro di noi, poi io penso ai nostri ragazzi, ai nostri giovani, guardate, il dramma dei nostri ragazzi è questo, che avendo delle straordinarie potenzialità, noi li teniamo lì dicendo aspettate, il futuro è il vostro, ma come il futuro è il vostro? Il presente di chi è? Se non gli diamo presente a questi ragazzi non avranno nemmeno futuro. E allora ecco, è chiaro, noi come credenti non possiamo rimanere bloccati, fermati, e né possiamo noi come credenti dire parole al vento, parole che i nostri ragazzi, i nostri giovani, i papà di famiglia non sentono proprio appiccicati alla loro pelle, significativi anche per la loro pelle. Ecco, allora come credenti dovremmo, secondo me, valorizzare i riti anche di oggi, che sono straordinari, che sono di una solenne sobrietà che parla veramente al cuore. A me non piace, guardate, credetemi, ho fatto il parroco per tanti anni, il vescovo fino all'altro ieri, ma a me non piace quando anche nelle nostre chiese aggiungiamo elementi che non c'entrano niente con la liturgia, quasi a dire: Signore, tu vuoi parlare, ma aspetta, mo ti dico io come devi parlare, ti metto in bocca io altre cose, così poesie, sceneggiate, no? Che invece impoveriscono la bellezza, la sobrietà solenne,
io immagino la liturgia di oggi, no? Poi la veglia pasquale, straordinaria. Ecco, lì, se noi li viviamo con intensità, state tranquilli, non ci fermeremo alla croce. La croce ci porterà veramente alla risurrezione. E allora possiamo portarla con noi al Colosseo, Monsignor Galantino? Stasera. La portiamo al Colosseo, perché lì c'è il nostro Vito Dettore. Vi pizzico anche di Chiesa Italiana, dietro queste vittorie, dietro questi studi, perché Monsignor Galantino, quando noi ci domandiamo... Gli aiuti dove vanno a finire? Voglio ricordare, voglio ricordare che non conosco personalmente questo caso, ma voglio ricordare che dall'8 per mille vengono destinati tanti fondi anche per borse di studio in queste direzioni, vengono utilizzate proprio per permettere a tanti ragazzi, a tanti giovani di poter, non dico sfuggire, perché purtroppo tante volte è difficile anche questo, sfuggire da queste situazioni di guerra, però io sono stato ad ottobre proprio, anzi più tardi, mi pare verso l'inizio di dicembre, sono stati con tutto il Consiglio di Presidenza a Gaza, dove tutte quelle rovine veramente gridano vendetta al cospetto di Dio e sono veramente la negazione della Pasqua. È vero. Sì, una negazione della Pasqua. Allora ecco, contribuire come Chiesa Italiana, e lì lo stiamo facendo con le scuole, lo stiamo facendo aiutando le parrocchie con l'8 per mille, ecco, aiutare a ricostruire quelle città, aiutare a farle diventare ancora una volta luoghi di vita. Perché è inferiore ai 25 anni, e allora aiutare a ricostruire quei luoghi, a farli diventare vivibili, percorribili anche materialmente, vuol dire accendere la luce di Pasqua anche lì. Perché persone che ritornano a casa proprio per seminare in un certo senso quello che hanno raccolto questo grazie alla generosità. Questo è straordinario, e voglio ricordare come in Italia esistono esperienze anche di questa specie. Molto spesso noi sentiamo parlare anche di rondine, dove c'è un'esperienza di questo genere, dove palestinesi e israeliani vengono messi insieme proprio per poter fare esperienza, non per parlare di pace, ma per viverla, fare esperienza di convivenza. È un'esperienza di convivenza che porta frutto e che Monsignor Galantino, siamo felicissimi di annunciare, questa è una notizia che ha scovato il nostro Fabio stamattina, perché una buona notizia, un assaggio di Pasqua da quelle parti c'è davvero, Fabio. Finalmente, lì dove è nato tutto, possiamo dirlo, in Terra Santa, perché era una decisione attesa da tempo, slittata più volte, parliamo di muri che separano, ma finalmente, come dire, uno è stato abbattuto, o meglio, non verrà costruito, perché l'Alta Corte di Giustizia, infatti, israeliana ha detto stop alla costruzione del muro in una zona particolare, che è quella del Cremisan, per intenderci, è una realtà dove c'è una grande comunità di famiglie cattoliche. Fra l'altro quel muro avrebbe separato tante famiglie dall'accesso ai terreni agricoli che gli permettono di come dire, avere il proprio sostentamento, e c'è una realtà salesiana profondamente radicata con un monastero, un'altra realtà di consorelle, pensate dal 1800 per l'appunto, che lì vive e che sarebbe ancora stata una volta divisa. E a questo possiamo legare poi, Lucia, anche un tema, abbiamo visto insieme la Via Crucis di questa sera dal Colosseo, questa sera le meditazioni, lo sappiamo, di cui autore Monsignor Renato Corti, vescovo emerito di Novara, parlano a tema quello del custodire, no? Ogni anno, lo diciamo, vengono affidate, un tempo anche all'allora cardinale Joseph Ratzinger. Allora io volevo chiedere questo, rispetto ai mali di oggi che vivono queste famiglie per l'appunto cristiane, che vivono le famiglie magari italiane con il lavoro, con la disoccupazione e tantissimo altro che ci viene in mente, soprattutto per chi è lontano, per chi è sulla soglia e si chiede Dio dov'è in certi momenti, quella croce questa sera che cosa dirà? Ma la domanda Dio dov'è è un po' la stessa domanda che per tanto tempo ci siamo posti a proposito di Auschwitz, a proposito di Dachau. Io mi sento di dare la stessa risposta che Dietrich Bonhoeffer diede a chi gli diceva dove stava Dio. Ma guardate, Dio sta con quelle famiglie, Dio sta a soffrire con quelle famiglie. Qualcuno si scandalizza quando si parla di Dio che soffre, ma scusate, sulla croce cos'è avvenuto? Un Dio che soffre, ma soffre per solidarizzare con l'uomo. Cioè non è chi viene crocifisso, coloro ai quali viene tagliata la testa, lì viene tagliata la testa a Dio, a Cristo. Per cui dov'è Dio? È lì, non sta da un'altra parte. E se noi come credenti, qualche volta, se a noi come credenti viene la tentazione di girare la testa da un'altra parte, dobbiamo sapere chiaramente che stiamo girando la testa, stiamo voltando la testa e il cuore a Dio.
stiamo andando altrove, perché c'è qualcuno che pensa che fermarsi sulla sofferenza, fermarsi sul bisogno, significa distrarsi dalla preghiera. Ma dove sta scritto questo? Dove sta, in quale Vangelo sta scritto questo? Invece è proprio la sofferenza che ci richiama, è la difficoltà che ci deve attirare, è lì noi andiamo a portare quella speranza, quella vicinanza soprattutto, qualche volta una vicinanza silente, che non parla, ma dove diciamo il Signore sta accanto a te in questo momento, anche attraverso di me. Monsignor Galantino, ieri c'era molto silenzio, c'era una commozione palpabile a Re Bibbia, dove Papa Francesco ha celebrato la messa in cena Domini. Ci sono state anche delle parole, recitate con stanchezza, ma al tempo stesso con un'intensità che ha fatto il giro del mondo. Papa Francesco ha detto: aiutatemi con la vostra preghiera ad essere ancora di più servo vostro e servo di Dio. Straordinario, secondo me, quando il Papa sta chiedendo, chiede, ma questo l'ha fatto sin dal primo momento, no? Quando ha chiesto in pratica che il popolo, io penso che lì sia stato molto, molto delicato, non voleva dare un impatto molto forte, ma voleva dire benedite voi me prima che io benedica voi. È bellissimo questo, no? E il Papa sta continuando continuamente, chi lo incontra lo sa. Lui, dopo che ha parlato di tante cose, chiede sempre di pregare per lui, sempre, ma perché lui è consapevole che per poter tenere il filo, che è un filo evangelico, della sua testimonianza, delle sue parole, dei suoi gesti, per fare questo lui ha bisogno di preghiera, ha bisogno di attenzione, ha bisogno di affetto anche, perché non mancano coloro ai quali piacciono di più le statue che le persone, piacciono di più certi apparati che le persone, quelle vere, quelle con le quali, alle quali Cristo ci ha veramente mandato. Noi non possiamo tenere, non possiamo noi impiegare energie, troppe energie per tenere in piedi le realtà che noi abbiamo costruito e dimenticare invece la forza, l'urgenza che ci viene da coloro i quali il Signore ci mette davanti. E il Papa questo ci sta insegnando. Anzi, cominciando ormai da 3 anni, no? Il Triduo Pasquale nel carcere o in luoghi di sofferenza, vuole darci la cifra esatta con la quale va vissuta la Settimana Santa. Solo se partiamo di lì avremo il diritto poi di cantare l'alleluia. Lo diceva Bonhoeffer, l'ho citato già prima, no? Bonhoeffer diceva che non può cantare il gregoriano chi non ha gridato per gli ebrei a quel tempo. Le mancano i suoi parrocchiani? Mi mancano i parrocchiani, mi mancano i diocesani, però me ne devo far capace. Se ne è fatta una ragione? No. Non ancora, ma bisogna combattere anche per quello. Cercherò. A proposito di segni, Monsignor Galantino, noi non sapevamo davvero come ringraziarla, perché avevamo bisogno degli auguri. Anzi, io le chiedo, che auguri fa agli italiani? E anche a noi a TV2000, su, ma possiamo dirlo. A TV2000 io devo fare gli auguri di continuare così, perché sento dire, leggo che state andando molto bene, da tutte le parti lo sento dire, e questo mi fa piacere. Qui io l'augurio ve lo state facendo da solo, lavorando così bene, sono proprio contento di questo, ma agli italiani faccio lo stesso augurio che faccio a me, che faccio a tutti, cioè trovare in Cristo, per noi credenti, trovare in Cristo la forza di poter uscire dal fatalismo, poter cogliere qualsiasi segno di speranza, e ce ne sono tanti, guardate, poterli cogliere e moltiplicare, saperceli contagiare. Ecco, quando il giorno di Pasqua ci diremo auguri, dobbiamo poter dire auguri, perché veramente questa sia per te una giornata in cui tu raccogli le energie che hai e le fai esplodere, in modo tale che anche dove c'è oscurità ci possa essere un po' di luce, un po' di gioia. E un po' di luce, Monsignor Galantino, può venire anche da una reliquia preziosissima che racconta il legno della croce. Ma c'è Pasqua e noi, Monsignor Galantino, lavoriamo lunedì? Mica andiamo in vacanza noi? Bravo! Oh, si lavora fino all'ultimo. Bravo. Grazie di essere stato con noi. Grazie. Buona Pasqua grazie a tutti, a voi, c'è il mio auguri. Medico, auguri a tutti voi. Auguri. A lunedì. Auguri.